Ben ritrovati! Proseguiamo il nostro tour della Francia. La Francia è una repubblica semipresidenziale, divisa in dipartimenti. Li potete vedere nell'immagine con le scritte in blu. Questi dipartimenti sono territorialmente simili alle nostre regioni e non sono solo presenti nel territorio europeo, ma anche oltremare, come ad esempio i dipartimenti della Guyana francese, della Martinica, della Guadalupe, solo per citarne alcuni. Come mai, vi chiederete voi, a questi territori? Per capirlo è necessario fare un breve excursus storico. Abitata dai Celti e conquistata dai Romani e da loro chiamata Gallia Celtica, nel IV secolo fu dominata dai Franchi, che con Carlo Magno costruirono il primo nucleo di un potente impero europeo. Nel 987 Ugo Capeto fu il primo re francese e nel Medioevo la monarchia francese conquistò territori sempre più ampi. Raggiunse il suo apice con Luigi XIV, il Re Sole, che impose l'assolutismo. Cos'è l'assolutismo? È una teoria politica che sostiene che il re detiene tutti i poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, e li esercita in maniera assoluta perché questo potere gli viene da Dio. Nel 1789 la rivoluzione francese segnò la fine della monarchia e portò la dichiarazione di uguaglianza tra tutti i cittadini. Dopo l'ascesa al potere di Napoleone, generale che si proclamò imperatore di Francia agli inizi dell'Ottocento e che poi sconfitto venne esiliato, il paese visse fasi alterne tra impero, repubblica e monarchia e dal 1875 divenne una repubblica. Nell'Ottocento, insieme ad altri stati europei, si diede alla conquista di territori in Africa, Asia, Oceania e nelle Americhe, costruendo un impero coloniale. Nel secolo scorso partecipò attivamente alle due guerre mondiali, uscendone sempre dalla parte dei vincitori, nonostante abbia subito l'occupazione tedesca nella seconda, con conseguenti ingenti perdite umane e materiali. A partire dagli anni 50 del secolo scorso l'impero coloniale si sgretolò per effetto della decolonizzazione non sempre pacifica e che portò all'indipendenza di molti stati che erano sotto il controllo francese. Alcuni però sono ancora territori francesi. Ed ecco quindi spiegato come mai la Francia ha dei dipartimenti oltreoceano. La popolazione francese è di circa 64 milioni di abitanti che si concentrano maggiormente nelle zone urbane, nelle città quindi. È uno dei paesi europei con la maggior presenza di stranieri provenienti dall'Europa e dalle ex colonie, in particolare dal Nord Africa. Molti degli immigrati del Nord Africa si sono stabiliti nelle periferie urbane, le banlieue, soprattutto di Marsiglia e Parigi. Per cui in queste zone, oltre al francese lingua ufficiale, si parla anche l'arabo. In Francia la varietà di paesaggi si accompagna a una ricchezza culturale e linguistica che ha radici profonde. Alcuni esempi? I baschi nella zona sud-occidentale, che ancora oggi mantengono antiche tradizioni e parlano la lingua basca. La Bretagna, dove vivono i discendenti dai Celti e che è famosa per i pardon, feste religiose con musiche e danze, durante le quali i bretoni ballano e cantano vestendo il costume dei loro antenati. La Corsica, dove i corsi parlano una lingua molto simile al sardo, infatti molti cognomi sono italiani, derivanti dalla dominazione genovese. La Provenza, famosa per le coltivazioni di lavanda, dove ancora oggi si indossano costumi tradizionali in occasione delle feste. E la Borgogna, zona ricca di vigneti, dove famose feste dei vini animano la regione. La religione più diffusa è il cattolicesimo.
Nel 1905 viene promulgata una legge sulla laicità dello Stato e la separazione tra Stato e Chiesa, dove da un lato si sancisce la libertà di culto per i cittadini, dall'altro si stabilisce che lo Stato non può sovvenzionare alcun culto. Il concetto viene ribadito nel 2004 con una legge sulla laicità che vieta l'esposizione in luoghi pubblici di simboli religiosi. Scelta che, ribadendo la laicità dello Stato, ha voluto limitare le tensioni tra religioni, cattolicesimo, islamismo, ebraismo e religione Sikh. La Francia è uno dei paesi più ricchi d'Europa. Uno dei suoi punti di forza è il settore agroalimentare. Infatti è il primo produttore agricolo dell'Unione Europea. Grazie all'abbondanza di terreni coltivabili, al clima favorevole e all'elevata meccanizzazione delle coltivazioni. Tra i principali prodotti cereali, vigneti, uliveti e frutteti, l'allevamento di bovini e suini, per non dimenticare gli allevamenti di crostacei e molluschi lungo la costa atlantica. L'industria è tecnologicamente avanzata e dispone di importanti fonti energetiche interne, come ad esempio ricchi giacimenti d'uranio, che l'hanno resa una grande potenza mondiale elettronucleare. Circa il 70% dell'energia francese proviene da centrali nucleari, che vedete qui indicate con il cerchio rosso e la stellina gialla. L'utilizzo così massiccio viene da studi avvenuti anche tramite 193 esperimenti nucleari condotti tra il 1966 e il 1996 nella Polinesia francese, con gli immaginabili danni ambientali che ciò ha provocato. Tra i principali settori industriali, i più importanti sono quello automobilistico, quello navale, quello aeronautico e quello aerospaziale. Senza dimenticare che la Francia gode di fama mondiale per i suoi prodotti alimentari, formaggi, vini, carni, per i marchi di lusso nei settori della moda, dei profumi e della cosmesi. La Francia è uno dei paesi più visitati al mondo per le sue bellezze naturali e culturali, supportata dal fatto che ha un'efficiente rete di trasporti e varie strutture ricettive, da alberghi di lusso a, tramite il circuito Gîtes de France, possibilità di alloggiare nelle case dei cittadini francesi. Parigi è la capitale e più popolosa città della Francia, è il cuore artistico e culturale e politico del paese, è divisa in 20 quartieri chiamati arrondissement, ciascuno come una piccola città nella città. Si contende con Londra il primato della città più visitata al mondo. Quali le mete? La Tour Eiffel, simbolo della città, è costruita nel 1899 in occasione dell'Esposizione Universale. I musei, come il Louvre, il più grande del mondo, con 30.000 opere artistiche. Il Centro Pompidou, la più importante collezione d'arte moderna e contemporanea d'Europa. Montmartre e il Sacré-Cœur, l'Arco di Trionfo, simbolo dell'epoca napoleonica. E la Senna con i suoi bateaux-mouches che navigano di giorno e di notte per tour fluviali della città. E molto altro ancora che lascerò a voi scoprire. Oltre a Parigi, molte sono le città interessanti da visitare. Per citarne qualcuna, Marsiglia, seconda città della Francia, capoluogo della Provenza. Il suo porto è il più grande del paese. Lione, città protetta dall'UNESCO perché ricca di tesori artistici. Strasburgo, capitale dell'Alsazia e sede del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa. E molte, molte altre. Allora, cosa aspettate? Mettetevi all'opera per visitare questo splendido stato. Anche per questa lezione è tutto. Arrivederci alla prossima e mi raccomando, restate sintonizzati.